Scuso Presidente, non stavo capendo sinceramente cosa stava succedendo in aula, quindi probabilmente non ho manifestato in maniera esplicita, diciamo, non mi aveva visto che mi ero prenotata per l'intervento. Allora, ringrazio innanzitutto l'assessore Montuori, non si sente? Allora, volevo innanzitutto iniziare il mio intervento ringraziando l'assessore Montuori che su questa questione di Piazza dei Navigatori, come su tante altre che riguardano il Dipartimento Urbanistica, sta riprendendo in mano le redini di situazioni veramente che si trascinano da anni, situazioni complicatissime anche da gestire. Da un punto di vista politico, io vorrei dire che questa delibera, come abbiamo già detto in commissione, è una delibera complessa, una delibera difficile anche da affrontare anche per questa maggioranza, ma ahimè lo vado ripetendo quando mi trovo a discutere in quest'aula dei provvedimenti e delle delibere che hanno come obiettivo principale quello di risolvere delle situazioni che noi ereditiamo dal passato. Se fossero delibere nostre, sicuramente non le avremmo qui in aula, diciamo, formulate in questo modo. Quindi la prima cosa che mi tocca sottolineare sempre quando troviamo questo tipo di delibere è che, diciamo, sono atti che vengono dal passato, situazioni complicate, non sono qui a rifare la storia di Piazza Navigatori lo dimostra il fatto che già in commissione urbanistica noi un anno fa abbiamo affrontato il tema. L'assessore Montuori, quando è, diciamo, non appena quindi, arrivato come assessore al Comune di Roma, si è trovato a dover risolvere tutta una serie di questioni e ricordo ancora la prima commissione urbanistica in cui venne e portò questo lungo elenco di questioni che lui si era trovato sul tavolo non appena insediato. Piazza dei Navigatori era una di quelle e posso dire che a distanza di un anno, gli devo dare atto e merito insieme agli uffici di aver concluso una partita davvero molto complessa e molto, diciamo, difficile. Noi quindi innanzitutto come maggioranza siamo qui a sostenere questa proposta di delibera della Giunta perché la condividiamo, nel senso che come diceva prima l'assessore, il nostro obiettivo è quello di eliminare dei buchi neri presenti in questa città. Come si ricordava anche nel passaggio del citato parere dell'avvocatura, e infatti se si leggono tutti i pareri dell'avvocatura che riguardano le questioni urbanistiche sono pareri molto complessi, in cui quasi sempre si fa riferimento all'inerzia delle passate amministrazioni. Cioè se noi ci troviamo in quell'area di quella città degli edifici completati, senza le relative opere pubbliche completate, se ci troviamo in quell'area in una situazione di estremo degrado e abbandono, probabilmente perché le passate amministrazioni sono rimaste inerti. Noi questo non lo vogliamo ripetere, non faremo altro che lasciare agli altri l'oneroso compito di risolvere queste partite. Invece, siccome con grande responsabilità noi abbiamo assunto questo ruolo, che è quello di amministrare questa città non con slogan e non facendo promesse elettorali a breve termine, noi sulle questioni ci mettiamo la faccia, veniamo qui in aula per rivendicarle. E cerchiamo sempre di ottenere comunque il miglior risultato possibile per salvaguardare l'interesse pubblico. Riprendo quindi un passaggio della delibera che andremo a votare oggi, che è proprio quello che riguarda l'interesse pubblico, senza il quale quest'Aula, credo, e questa maggioranza non potrebbe mai approvare una delibera urbanistica. Allora, esiste, ritenuto quindi che esiste un rilevante interesse pubblico alla sottoscrizione di una nuova convenzione attuativa del piano di assetto in oggetto che assicuri la riscossione di crediti derivanti dai suddetti titoli edilizi già rilasciati e che previo rilascio di idonea garanzia sull'esatto assolvimento delle
rideterminate obbligazioni garantisca la realizzazione delle sopra indicate opere pubbliche relative all'intervento urbanistico dei quo. In questo passaggio c'è condensato tutto il significato di questa delibera. Come dicevo prima, per noi a questo punto è di fondamentale importanza essere riusciti ad ottenere l'impegno da parte degli operatori privati, alcuni dei quali, come ricordava l'assessore, ormai falliti, e quindi il rapporto è stato con il curatore tra amministrazione e curatore fallimentare, essere riusciti ad ottenere l'impegno di versare direttamente nelle casse del Comune di Roma una somma pari a 17 milioni di euro dalla vendita del fabbricato già realizzato, e che questa amministrazione si impegnerà a utilizzare per realizzare in quel territorio, quindi nel municipio VIII, in quell'ambito urbanistico, attraverso un processo partecipativo, così come descritto nel punto 8 della delibera, in cui saranno gli stessi cittadini finalmente a poter decidere quali sono le opere che a loro occorrono. Inoltre, proprio perché tengo a sottolineare certi punti, e questo sta anche a significare la collaborazione che c'è stata su questo tema tra la Commissione, l'assessorato e la Giunta, è stato volutamente inserito il punto 6, che inserisce un arco temporale preciso di 120 giorni entro i quali ci si obbliga a portare avanti tutto quello che c'è scritto nella delibera. Qualora uno dei punti o dei passaggi compresi in delibera in questi 120 giorni non verranno portati a compimento, la nuova azione della convenzione non verrà firmata da questa amministrazione. Io ci tengo a dirlo forte e chiaro. Quindi, se verranno meno gli impegni che sono contenuti in questa delibera, a 120 giorni la nuova convenzione non verrà firmata. In più, volevo dire che, come ho già ribadito in commissione, con questa delibera di oggi noi non approviamo nessun terzo palazzo, non facciamo spuntare fuori dal nulla nessun fabbricato, si tratta di titoli edilizi già presenti e contenuti nel piano regolatore, che comunque, anche in caso di decadenza della convenzione, potrebbero essere attuati dagli operatori privati. È vero sì che esiste una richiesta di piano casa sul terzo edificio del comparto zona 2, che però non ha nulla a che fare con la delibera in approvazione oggi, è un procedimento amministrativo separato, e tengo a sottolineare anche questo, che la richiesta di piano casa, la cui istruttoria non si è ancora conclusa, quindi su cui non possiamo dire niente, ma abbiamo analizzato i dati tecnici e comunque quel permesso non prevede nessun aumento di cubatura, ma soltanto un cambio di destinazione d'uso, come ahimè prevede la legge sul piano casa, che come sapete tutti è una legge regionale che non ha fatto il Comune di Roma e che noi stiamo subendo. Volevo anche ricordare, siccome il parere dell'avvocatura, dell'avvocato Rodolfo Murra, del febbraio del 2013, io lo richiesi nel febbraio dell'anno scorso, proprio quando mi accingevo a fare la commissione urbanistica su Piazza dei Navigatori. Era per me fondamentale avere quest'atto e capire come l'amministrazione negli anni precedenti a noi, quindi nelle amministrazioni precedenti, si erano poste nei confronti di questo difficile, programma di trasformazione urbanistica. Come dicevo prima, è vero che nel parere dell'avvocato Murra si sottolinea che le amministrazioni erano stati inerti e non avevano cercato di risolvere questa questione, tant'è che i proponenti avrebbero potuto accusare l'amministrazione e vincere dei contenziosi proprio a causa di questa inerzia. Era stata la stessa amministrazione a variare
le richieste sulle opere pubbliche legate a Piazza dei Navigatori, ma nello stesso parere c'è scritto chiaro e tondo che la declaratoria di decadenza della convenzione urbanistica a suo tempo doverosa, cioè se l'avessero fatta le amministrazioni di 10-15 anni fa era a suo tempo doverosa, oggi appare operazione complessa, quindi parliamo di un parere del 2013, quindi già di 5 anni fa, in cui l'avvocato Murra dice che la decadenza della convenzione a suo tempo doverosa oggi appare operazione complessa e non priva di rischi alla luce di quanto codesto ufficio ha rappresentato nella relazione tecnica. Quindi se l'avvocatura diceva che era rischiosa nel 2013, oggi penso che percorrere una strada del genere, oltre a non ottenere nessun risultato concreto per i cittadini, avrebbe esposto il comune e l'amministrazione a contenziosi enormi e a rimanere, diciamo, con un pugno di mosche in mano. Quindi io concludo il mio intervento, ci saranno credo altri consiglieri che interverranno per aggiungere altre cose anche in dichiarazione di voto, ma ci tenevo comunque a fare questo intervento per chiarire certi punti e soprattutto anche dal punto di vista politico come maggioranza del Movimento 5 Stelle, che continua a credere nel proprio programma e a volerlo portare avanti. Grazie.